Svolgiamo l'esercizio numero 2 di questo file, problemi calorimetria. Calcola la massa di un blocco d'alluminio sapendo che ci vogliono 650 calorie per innalzare la sua temperatura da 20 a 23,5 gradi centigradi. Il risultato a me verrà leggermente diverso, 884 grammi. Disegna anche il grafico calore-temperatura e individua sul grafico i punti corrispondenti agli stati iniziale e finale. Fate pausa e fermate il video, provate a svolgerlo da soli, questo esercizio è molto facile. Poi guardate lo svolgimento soltanto alla fine. Questo è lo svolgimento, il blocco di alluminio che si riscalda da 20 a 23 gradi e mezzo. Facciamo subito il grafico temperatura-calore con il solito diagramma a gradini, dove si riporta sull'asse verticale la temperatura, l'unità di misura scegliamo per esempio gradi centigradi, e sull'asse orizzontale il calore, perché ho messo due assi orizzontali, per far capire che non è importante a quale altezza si pone l'asse orizzontale. L'importante è che si pongano le giuste temperature di fusione e di vaporizzazione sul grafico. In questo caso la temperatura di fusione e vaporizzazione sono relative all'alluminio, non facciamo l'errore di credere che l'alluminio fonda a 0 gradi centigradi perché non è vero, e neanche che vaporizzi a 100 gradi centigradi perché queste temperature valgono per l'acqua. L'alluminio fonde sicuramente a una temperatura superiore a 100 gradi centigradi e non ci interessa nemmeno sapere qual è questa temperatura di fusione e tantomeno ci interessa la temperatura di vaporizzazione. Infatti ci basta sapere che stiamo sul tratto solido del grafico, quindi il primo tratto, e lì individuiamo i due punti A e B che rappresentano lo stato iniziale e finale, a 20 e a 23,5 gradi centigradi. Sappiamo anche che questo trattino sull'asse del calore, per esempio prendiamolo qui l'asse del calore fornito, questo trattino colorato in rosso è il calore che serve, che bisogna somministrare a questo blocchetto di alluminio per scaldarlo da 20 a 23 gradi e mezzo. Una volta fatto il grafico, risolviamo l'esercizio che chiede la massa di questo blocchetto d'alluminio. Si tratta di applicare la formula del riscaldamento perché ci troviamo sul tratto di un riscaldamento. E quindi calore somministrato uguale calore specifico per la massa della sostanza per l'innalzamento termico. Si potrebbe anche ricordare, già che ci siamo, che il calore specifico per la massa è la capacità termica. Non ci serve questa cosa in questo esercizio, era soltanto così per ricordarlo. Quindi con la formula inversa ricaviamo la massa di questo blocchetto d'alluminio dividendo il calore fornito, 650 calorie, diviso calore specifico per innalzamento termico. Il calore specifico lo troviamo sulle tabelle o su internet o sui libri e l'innalzamento termico è 3 gradi e mezzo. Per esempio, in questo file abbiamo il calore specifico dell'alluminio, temperatura ambiente, quindi alluminio solido, 900 joule su kilo Kelvin. C'è anche un'altra tabella che riporta il calore specifico dell'alluminio, un valore leggermente diverso, 896 joule su chilo grado centigrado, ma utilizziamo quest'altro valore che è in calorie. Perché usiamo il valore in calorie? Perché in questo modo si semplificherà con il calore che è fornito, che era espresso in calorie. Quindi 0,21 calorie su grammo grado centigrado. Andiamo a vedere quindi l'unità di misura, le calorie si semplificano, i gradi centigradi anche, ricordiamo che si può esprimere sia in gradi centigradi che in Kelvin questo innalzamento termico trattandosi di una differenza di temperature. Il risultato viene così espresso in grammi. Andrebbe espresso con due sole cifre significative perché tra i dati ce ne stanno alcuni con due sole cifre, 0,21 ha due sole cifre, 3,5 ha due sole cifre. Quindi il risultato andrebbe scritto 0,088 kg. Forse ho detto male, 0,88 kg. E l'ho scritto qua. Giusto così per ripassare, ricordiamo cosa vuol dire intuitivamente 0,21 calorie su grammi grado centigrado, cioè il calore specifico dell'alluminio. Vuol dire che per riscaldare un grammo d'alluminio di un grado centigrado o di un Kelvin, che è lo stesso, bisogna somministrargli 0,21 calorie.